Il mio compito è solo un breve saluto. Io sono Carlo Mocchi Sismondi, sono il presidente di Forum PA e, diciamo così, co-promotore insieme con Terotech di questa iniziativa Patrimoni Pianet, che ormai da molti anni, da quanti anni sono, Silvano? 8 anni? Eh sì. 8 anni che abbiamo organizzato, che abbiamo messo in piedi per diciamo, fare un momento di confronto tra domanda ed offerta sui temi della valorizzazione e della manutenzione dei patrimoni immobiliari pubblici. E oggi il mio compito è solo quello di dare un saluto e di introdurre questa mattinata di lavoro, che ha un titolo quanto mai opportuno, quello di buoni appalti, che certamente quello, più che un titolo, è una, diciamo, un'esortazione insieme a un impegno. Quindi, se devo vedere la vita politica, io sono 26 anni più o meno che mi occupo di seguire la pubblica amministrazione nell'innovazione, ormai sono 17 governi, quindi ho, diciamo, sviluppato una certa, diciamo, abitudine perlomeno a guardare l'innovazione della pubblica amministrazione. Sì, domenico, 17 governi, che ci fa anche dire in 25 anni 17 governi, che forse questo paese è difficile da governare, ecco, diciamo, mettiamola solo così, diciamo che è difficile da governare. Nel guardare l'amministrazione che cambia in questo momento, nel confrontarmi con i grandi momenti di riforma che adesso questo governo sta portando in Parlamento, proprio in questo momento in Senato si sta discutendo l'articolo 8, importante, sulle Camere di Commercio del 1577, quindi la riforma della pubblica amministrazione. Nei prossimi giorni ci sarà la dirigenza che cambia completamente. Se devo dare la mia impressione, vedo una grande mancanza. Diciamo, tra i tanti problemi vedo un grave problema. Il primo problema principale è una carenza di fiducia. Siamo in una situazione di carenza di fiducia. La carenza di fiducia, non per nulla, da tanto tempo la discussione sulla pubblica amministrazione a livello internazionale si incentra sulle parole building trust, ricostruiamo le condizioni della fiducia. In questo momento c'è pochissima fiducia della politica verso l'amministrazione. Tutto il 1577 dimostra in fondo di questi dirigenti pubblici non mi fido tanto, sono frenatori, burocrati, palle al piede, non mi fanno decidere. L'amministrazione non si fida della politica, tant'è che in tutte le dichiarazioni sul 1577 dicono oddio, saremo servi della politica, che ci metteranno yes men e veline al posto dei direttori generali. I cittadini non si fidano di nessuno dei due, non si fidano della politica e non si fidano dell'amministrazione. Abbiamo i tassi più bassi di fiducia da quando si fanno sondaggi nel paese. Allora, questa situazione di carenza di fiducia probabilmente è una delle situazioni chiave che veramente questa è palla a piede e zavorra del paese, perché nelle condizioni di mancanza di fiducia non si investe, nelle condizioni di mancanza di fiducia non ci si impegna in progetti lungimiranti, e tutto quello che riguarda quello che vale la pena per cui vale la pena di impegnarsi non può essere risolto in mesi, ma è sicuramente va risolto in anni. Ma per risolverlo in anni dobbiamo avere una prospettiva in qualche modo in cui ci fidiamo gli uni degli altri. Per questo è importante, secondo me, Patrimoni Pianet. Su questa esortazione, quasi da parroco di campagna, vi lascio. La nostra attività è importante proprio per questo, perché cerca di aiutare a mettere le condizioni della fiducia, mettendo insieme stazioni appaltanti e società di servizi, per creare insieme le condizioni per i buoni appalti e quindi per dei buoni patti tra questi due soggetti. In particolare non lo facciamo in maniera ingenua, cioè le condizioni di fiducia non possono essere fatte solo al volemose bene o con la buona volontà, devono essere costruite sui fatti. Abbiamo lavorato per anni con tavoli di lavoro continui che ci hanno portato a ripensare ai capitolati, a studiare insieme le condizioni della reputazione nelle gare, di immaginare che cosa vuol dire un appalti per servizi così particolari come sono i servizi di facility management e di global service, che non sono come fare un ponte, sono una cosa abbastanza diversa da una costruzione, e quindi vogliono anche delle regole e delle impronte diverse. Abbiamo lavorato per tutti questi anni insieme. Questo secondo me è un momento particolarmente delicato, ma particolarmente importante alle soglie della discussione del 1678, e quindi di quel recepimento
della direttiva 23, 24 e 25 dell'Unione Europea, della Commissione Europea, che saranno il nuovo codice degli appalti, è un momento importante per riflettere insieme, e sottolineo la parola insieme, per riflettere insieme su quali sono le condizioni per ripristinare queste condizioni di fiducia. Questo è un po' quello che vogliamo fare in questi mesi e quello che oggi ha un suo punto importante e che vi sarà meglio spiegato da Silvano Curcio, che è il direttore scientifico di Patrimonio di Pianet ed è l'animatore di Terotec, che è insieme a Forum PA l'altro diciamo, promotore di questa nostra iniziativa e che entrerà, essendo uno specialista nel tema, mentre io non lo sono, entrerà più esattamente nel campo che andremo a discutere oggi. Però ci tenevo a dire che questo nostro lavoro insieme è un lavoro proprio di creazione di condizioni di fiducia e creazione di condizioni di sinergia. Questo è un po' il nostro obiettivo, lo è sempre stato di Forum PA, fare sistema, abbiamo cominciato a dirlo quando non lo diceva nessuno, adesso non lo diciamo più perché è diventato ormai una parola stantia, ma sostanzialmente proprio questo di mettere insieme le forze per un obiettivo comune, amministrazione, politica, cittadini e imprese, è un po' il nostro compito, è quello che abbiamo cercato di fare negli ultimi 26 anni. Grazie Silvano, se puoi prendere la parola tu, ti ringrazio. Più di 2,5 milioni di occupati in migliaia di piccole, medie e grandi imprese, un valore di gare prossimo ai 40 miliardi all'anno, un volume potenziale di affari di oltre 130 miliardi, un trend di crescita superiore al 10% annuo, un contributo al PIL del nostro Paese superiore all'8%. Buongiorno e benvenuti a questa conferenza promossa da Patrimoni Pianetti, il laboratorio Terotec e Forum PA e dalle associazioni imprenditoriali Afidamp, Assistal, Conf Cooperative, FNIP, Fiseanip e Legacoop Servizi. I dati dell'osservatorio economico del CRESME, che ho voluto citare proprio in apertura, fotografano emblematicamente le dimensioni del mercato che è oggetto di questa conferenza, il mercato dei servizi di facility management per la gestione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani pubblici. Una filiera di servizi vitali per i cittadini che vanno dalla manutenzione di edifici, di strade, del territorio, alla pulizia e all'igiene ambientale di ospedali e di scuole, alla security, alla logistica, fino alla riqualificazione energetica, il cosiddetto retrofit, del patrimonio pubblico di tutte le amministrazioni pubbliche diffuso su tutto il territorio nazionale. Un settore che, nonostante la perdurante grave crisi economica, è in continua e costante crescita, diversamente da settori più consolidati, come ad esempio quello dei lavori pubblici, che invece soffrono e versano in uno stato di profonda criticità. Un settore di mercato, dunque, che ricopre un ruolo strategico nel nostro Paese, sia in termini di importanza di servizi prestati, che di produzione di ricchezza e di offerta di occupazione. Ebbene, nonostante questa importanza, questo rilievo strategico che ricopre il mercato, il comparto dei servizi di facility management soffre di alcune pesanti criticità, problematicità, che incidono direttamente sull'equilibrio delle imprese e sulla tutela dei posti di lavoro in un settore che per definizione è labor intensive. Tra tutte, di certo, la criticità più avvertita e subita da tutti gli operatori, sia pubblici che privati, del settore è l'inspiegabile, l'irrazionale mancanza ancora oggi di una specifica regolamentazione per gli appalti di servizi rivolti ai patrimoni immobiliari urbani pubblici. Giustamente si è soliti dire che gli appalti di servizi sono stati merlonizzati, vale a dire che su di essi, attraverso il vigente codice unico dei contratti e il suo regolamento di attuazione, è stata trasferita criticamente e irrazionalmente la normativa dei lavori pubblici, non comprendendo la profonda diversità tra i due ambiti, tra la struttura e l'organizzazione delle imprese che ad essi si riferiscono, tra le problematicità e le criticità dell'uno e dell'altro dei settori, tra le diverse modalità di organizzazione e di esecuzione delle prestazioni. Ecco, allora, in questo contesto non è casuale che nel mentre si è avviato il processo di recepimento delle nuove direttive europee sugli appalti e le concessioni, processo questo assai complesso e articolato che, come sapete, avrà termine, dovrà essere concluso entro l'aprile del 2016, le principali associazioni imprenditoriali della filiera dei servizi di facility management e quindi Afidamp, Assistal, Conf Cooperative, FNIP, Fiseanip, Legacoop Servizi, con il supporto tecnico e scientifico di Terotec e Forum PA riunite nel laboratorio Patrimoni Pianet,
abbiano condiviso un proprio manifesto con il supporto di tutte le associazioni appunto che operano in questo campo, perlomeno delle più grandi, e attraverso cui intendono informare e sensibilizzare gli organi referenti politici istituzionali affinché sappiano cogliere una grande opportunità, l'opportunità del recepimento per definire finalmente uno specifico ed autonomo quadro normativo per gli appalti di servizi di facility management. Qual è l'intento? L'intento è quello di valorizzare, supportare e potenziare un mercato, quello appunto dei servizi per i patrimoni pubblici, che grazie all'elevato impatto occupazionale, al peso economico così rilevante, può rappresentare uno straordinario motore per rilanciare l'economia del nostro Paese. Attraverso la piattaforma di proposte presente nel manifesto del mercato dei servizi, le associazioni delle imprese chiedono che nel processo di recepimento delle direttive e nella redazione del codice degli appalti ad esse collegate, di cui appunto al disegno di legge 1678, vengano introdotte finalmente specifiche norme per gli appalti di servizi e fornite concrete risposte ad alcune istanze strategiche, tra cui in particolare il contrasto al massimo ribasso in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un maggior riconoscimento della qualità rispetto al mero prezzo, la semplificazione delle norme stesse, un sistema di qualificazione finalmente ritagliato sulle imprese che operano nel mercato dei servizi, ma anche un sistema di qualificazione che veda coinvolta la pubblica amministrazione, la riduzione dei costi per le imprese nelle procedure di gara. Sono chiaramente soltanto alcune problematicità, criticità a cui bisogna finalmente dar risposta. Il tutto evidentemente collegato ad un quanto mai indispensabile processo di riqualificazione del sistema degli appalti pubblici, che contemperi le diverse esigenze espresse tanto dalla stazione appaltante quanto dalle imprese. Ebbene, proprio in questa direzione, questa conferenza vuole offrire l'opportunità di un confronto diretto con i rappresentanti del Governo, del Parlamento, di importanti amministrazioni pubbliche sulle prospettive offerte dal recepimento delle nuove direttive europee appalti e concessioni, al fine di gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare urbano pubblico nel segno della legalità, della qualità, della vita delle città, della razionalizzazione della spesa pubblica e della difesa dell'occupazione. Pertanto, e concludo, ringrazio i relatori che hanno accolto l'opportunità di confronto offerta da questa conferenza. Alcuni di essi sono impegnati qui di fronte al momento nelle votazioni per l'approvazione di un disegno di legge, dovrebbero essere qui appena concluse queste votazioni. Comunque li citiamo fin d'ora: Altero Matteoli, presidente dell'ottava commissione del Senato, Stefano Esposito, relatore del disegno di legge delega e vicepresidente dell'ottava commissione del Senato, Andrea Cioffi, presidente del gruppo Movimento 5 Stelle e membro della stessa ottava commissione del Senato, Michele Corradino, componente del consiglio dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, Domenico Casalino, amministratore delegato di Consip, Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio, Lorenzo Mattioli, portavoce delle associazioni che hanno contribuito alla predisposizione e alla diffusione del manifesto dei servizi e presidente di Fiseanip, e Sergio Grillo, co-coordinatore del tavolo delle direttive sulle direttive europee appalti e concessioni di patrimoni PNET. Per illustrare i contenuti del manifesto del mercato dei servizi e le proposte di emendamento che attraverso di esse sono state in larga e sostanziale parte già recepite dall'ottava commissione del Senato, presso cui è incardinato il disegno di legge delega al Governo per il recepimento delle nuove direttive europee, vorrei partire proprio dall'avvocato Sergio Grillo, che insieme all'avvocato Paola Cogno coordina il tavolo di patrimoni PNET incentrato proprio sulle direttive europee degli appalti. Prego Sergio. Buongiorno a tutti. Come ha già rappresentato molto ampiamente Silvano Curcio e con dettagli, non dovizia di dettagli, il manifesto nasce da quelli che sono i principi cardine, trova la genesi in quelle che sono le istanze di un settore che da molti anni cerca di avere una propria disciplina, pagando lo scotto di una normativa che fin qui è stata incentrata soprattutto sui lavori, quindi sulla parte relativa alla realizzazione di opere pubbliche. Paga lo scotto perché non perché quelli dei lavori hanno rubato qualcosa al settore dei servizi, ma soltanto perché ogni settore ha una propria peculiarità.
L'elemento sembra essere chiaro al legislatore comunitario, peraltro. Nelle direttive appalti, le cosiddette direttive appalti, vi sono vari passaggi nei quali, appunto, oltre a quello che è il rilievo dato dal legislatore comunitario proprio alla realizzazione di una normativa sulla materia degli appalti che tenga conto dei diversi settori e delle peculiarità dei diversi settori, dà rilievo proprio a quello che è lo sviluppo degli appalti pubblici, del comparto degli appalti pubblici nel settennio 2013-2020, perché lo vede quale elemento strategico per lo sviluppo economico dei paesi dell'Unione Europea. Il legislatore torna diverse volte su questi punti, torna diverse volte su quello che è il ruolo importante e determinante che nello sviluppo economico europeo possono e devono avere le piccole e medie imprese. Siamo un paese delle piccole e medie imprese, lo si dice da tante parti e ripetutamente, quindi forse siamo noi i primi che dobbiamo cogliere questo messaggio del legislatore europeo, cercando di disciplinare in modo dettagliato quella che è la possibilità per le piccole e medie imprese di accedere agli appalti pubblici, contemperando questa esigenza con quella che è un'esigenza di accentramento dell'acquisto, quindi della spesa pubblica, elemento anche questo cardine, perché fin tanto si può fare risparmio, fin tanto si può razionalizzare la spesa pubblica nel momento in cui si abbia una visione d'insieme, quindi una visione accentrata degli appalti pubblici. In direzione contraria sembrano andare, soprattutto negli ultimi anni, alcune decisioni delle pubbliche amministrazioni, soprattutto locali, che tendono invece ad una internalizzazione di una serie di attività che potrebbero e dovrebbero essere poste sul mercato, sia per quello che a volte i risultati non proprio proficui dati dalle società cosiddette pubbliche, le vecchie ex municipalizzate, ma sia anche perché appunto c'è un mercato, sì. Ci sono delle imprese che hanno costruito il loro know-how, la loro conoscenza di determinati settori sull'esperienza, e probabilmente il principio cardine resta comunque in qualche modo quella dell'economicità della spesa pubblica, quindi degli acquisti della pubblica amministrazione, come della qualità dei servizi, delle prestazioni in genere rese. Quindi il manifesto prende le mosse da questi elementi, cercando di portare appunto avanti le istanze di un settore, quello dei servizi, che, come ha detto Silvano Curcio, è un settore che ha tenuto fronte alla crisi economica, non solo mantenendo quelli che erano i propri livelli, ma addirittura incrementando la propria posizione all'interno di quello che è il PIL, di quella che è la produzione economica nazionale, il benessere comune, il benessere di noi tutti. Uno degli elementi cardine, una delle richieste cardine che tendono appunto a valorizzare la peculiarità del settore dei servizi, in particolare di quello della gestione, manutenzione e valorizzazione dei patrimoni immobili e urbani pubblici, è sicuramente quello del criterio della scelta del contraente nelle procedure degli appalti, dei nostri appalti. Per troppi anni e troppo spesso si vede ancora l'applicazione del principio del prezzo più basso. Detto così significa poco, a molti di voi dirà poco, o forse tutto, perché l'avete affrontato ed è stato uno dei vostri problemi durante la vostra vita imprenditoriale o comunque professionale. Il prezzo più basso in un settore come quello di cui parliamo, in cui appunto l'impiego della manodopera, il costo della manodopera è un elemento rilevante del costo d'azienda e quindi del costo delle singole commesse. E il costo della manodopera sembra un concetto astratto, è composto da una serie di costi, che sono quelli della sicurezza dei lavoratori, sono quella della contribuzione, della previdenza, dell'assistenza dei lavoratori. Quindi è qualcosa di concreto, non di astratto. Il prezzo più basso cosa fa? Fa soltanto, produce sicuramente come elemento in un settore come questo una contrazione di quella che è la redditività della commessa, che di sicuro ha una ricaduta negativa, perché la comprime, su quello che è il costo del lavoro, cioè su quella che è la possibilità dell'impresa di affrontare tutti i costi necessari per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, per garantire un lavoro limpido e non sommerso. Quindi questo elemento è sicuramente basilare. Nelle direttive comunitarie si dà atto anche di questo, nel senso sembra esserci, almeno io l'ho letta, spero che anche voi l'abbiate letta, una preferenza o comunque uno spunto verso quella che è l'applicazione di un criterio di aggiudicazione che tenga conto non solo del prezzo, ma della qualità. La qualità, anche qui, il settore di cui parliamo è un settore
che negli anni, diciamo, si è sdoganato da quella che era una visione dei cosiddetti, lasciatemi usare un termine gergale, pulitori. È un settore dove la parte manutentiva, la parte valorizzativa dei beni immobili e dei patrimoni urbani è diventata rilevante anche con l'impiego di tecnologia sempre più avanzata. Ora, la tecnologia ha un costo e anche qui non si può valutare la qualità dei servizi resi applicando il criterio del prezzo più basso. Ritorna quello che è l'elemento dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero sia una valutazione che si basi su una contemperazione della parte tecnica qualitativa dell'offerta e della parte economica, cioè della sostenibilità economica dell'offerta. L'applicazione di questo criterio porta con sé una serie di corollari. Il primo è la qualificazione della parte della domanda e della parte dell'offerta, e cioè una qualificazione da una parte delle stazioni appaltanti, che dovranno essere in grado di rendere dei capitolati e delle leggi di gara che siano caratterizzati per l'elemento qualitativo e che quindi esprimano effettivamente ciò che una stazione appaltante, che un committente desidera avere da un servizio. Dall'altra parte però devono essere anche in grado di controllare che quanto è stato chiesto e quanto è stato offerto anche in termini di migliorie dalle imprese in sede di gara sia effettivamente reso, altrimenti torneremo sui giornali con gli scandali degli appalti affidati a chi si dice se lo gestisce in casa, riferendosi all'impresa. Dall'altra parte le imprese devono essere pronte a non solo formulare delle offerte che siano in linea con i capitolati e che siano in linea con i desiderata delle stazioni appaltanti, ma siano in grado di realizzare, quindi in fase di esecuzione del contratto, siano in grado di rendere ciò che hanno scritto e hanno palesato in sede di offerta. Ora, questi elementi sembrano aver trovato loro degna dimora all'interno del disegno di legge delega. Diversi punti, diversi spunti del disegno di legge delega, che naturalmente è una norma di principio e quindi non può entrare nel dettaglio della normativa e della disciplina, però dà dei principi sulla base dei quali appunto deve essere recepita, nel nostro caso, una norma, più norme comunitarie. Nel disegno di legge delega c'è tutto questo. Nel disegno di legge delega sembra esserci un'attenzione verso la preferenza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sembra esserci un'attenzione a quella che è il ruolo che devono avere sempre più le piccole e medie imprese, oltre ai grandi competitor del mercato di riferimento. Tutto questo appunto è declinato, è presente, a mio avviso in linea con quello che è il dettato e la ratio delle direttive comunitarie, quindi con quella che è la volontà del nostro legislatore comunitario. Quindi il disegno di legge delega segue quella traccia. Questo però è un punto di partenza, cioè dal manifesto e da ciò che le associazioni e le imprese hanno fatto per rappresentare e portare avanti per promuovere le proprie istanze, deve essere un punto di partenza ciò che è stato fatto per il disegno di legge delega, perché naturalmente quelli che ora sono soltanto degli enunciati di principio dovranno trovare degna e giusta dimora all'interno del decreto legislativo, che sarà la norma appunto che recepirà nel nostro paese le direttive comunitarie. Io ho finito, non so Silvana a chi lascio. Prima di proseguire nella serie degli interventi, vorrei spendere due notazioni sul lavoro dell'ottava commissione del Senato, presso cui è incardinato il disegno di legge delega, l'approvazione del disegno di legge delega sul recepimento delle direttive europee. È stato un lavoro lungo e complesso che si è concluso proprio negli scorsi giorni, ma che fin dall'inizio ha avuto un chiaro obiettivo, quello di aprirsi al confronto e al dibattito con tutti gli operatori, i cosiddetti stakeholder del settore. Pensate che sono state fatte più di 70 audizioni e tutti i documenti presentati nelle audizioni sono presenti sul sito dell'ottava commissione. E io poco fa proprio ho fatto una proposta che mi sembra essere stata recepita al rappresentante, adesso vi vado a presentare, di questa commissione e anche al suo presidente, valorizzare ancora di più tutta questa produzione di documenti che rappresenta veramente una sorta di stato dell'arte delle problematicità, delle criticità, delle istanze del settore che viene rappresentato sia da chi opera per conto della pubblica amministrazione sia da parte delle imprese.
Ecco, come dicevo, il nuovo testo del disegno di legge delega è stato licenziato proprio negli scorsi giorni, quindi è stato adottato dalla Commissione, e proprio sul lavoro svolto dalla Commissione e su quindi i contenuti fondamentali del nuovo testo di legge delega, voglio dare la parola ad Andrea Cioffi, presidente del gruppo Movimenti 5 Stelle, membro assai attivo dell'ottava Commissione del Senato. Grazie. Scusate, parlo da qua perché il leggio sembra un po'. Vorrei partire da alcune cose che sono state dette. Ho sentito usare la parola fiducia. La parola fiducia è una bella parola, però al di là di chi svolge una funzione di rappresentanza e al di là di coloro che sono gli attori dentro la pubblica amministrazione, quelli che vengono definiti burocrati, le persone non si fidano più perché vedono quello che succede. Il problema è quello, ed è sempre quello, è sempre stato quello. Quando leggiamo quello che succede, come dire, le persone perdono la fiducia, allora poi perdono la fiducia ai politici, nella burocrazia, la burocrazia nei politici, poi alla fine chi ne paga le pene sono le persone. Allora, noi possiamo scrivere la migliore legge del mondo. Teoricamente il codice, con tutti i 257 articoli e i 350 regolamento, lì c'è scritto tutto, anche le virgole. È quasi impossibile da applicare, ve lo dice uno che per 22 anni ha fatto progetti di direzione lavori di opere pubbliche, è molto difficile da applicare alla lettera, però le regole sono sempre le stesse. In questo caso parlo di opere pubbliche. Con i soldi che abbiamo dobbiamo fare un'opera, l'opera la dobbiamo far funzionare e non dobbiamo rubare. Questo dovrebbe essere, come dire, il mantra, no? È basico, è molto semplice. Se però poi succede quello che succede, qualcosa non va, e non va in maniera eclatante, e ce lo dobbiamo anche dire però, perché qua la responsabilità ce l'abbiamo tutti, mi ci metto anch'io, tutti ci abbiamo la responsabilità. Se non cambiamo l'approccio culturale alle cose, noi non usciremo mai. Lo dico a me come progettista, perché mi ci voglio mettere in mezzo, per carità, anche se mi tiro fuori da queste cose. Alle imprese, a tutti. Se qualcuno ci chiede una mazzetta, noi dobbiamo dare dai carabinieri. E se qualcuno ci offre una mazzetta, sempre dai carabinieri dobbiamo dare. Se no, possiamo scrivere le migliori leggi del mondo. Scusate se dico questa cosa, ma per me è fondamentale. Lo so che sembra banale, ma non lo è. E tristemente non. Se no la fiducia non la ricostruiremo mai nei confronti delle persone verso le quali noi dobbiamo operare. Per esempio, quando si fa una gara, si scrive un bando e c'è un capitolo ad oneri. Capita che in quel bando, in quel capitolo ad oneri, ci sia il nome e il cognome di chi deve vincere. E non dite che non è vero, lo sappiamo tutti che succede questa cosa. Allora dobbiamo partire da là. Chi è che scrive il capitolato? Chi scrive il bando? Il RUP, responsabile del procedimento, ha un ruolo strutturale, fondamentale e importante. Perché sennò questa cosa non funziona. Noi possiamo, ripeto, possiamo parlare di tutto, ma dobbiamo veramente fare qualcosa. Potremmo aumentare di molto la trasparenza, che è un altro punto fondamentale. Dobbiamo permettere che ci sia una interposizione. Adesso stiamo dicendo che vogliamo andare, vi racconto un pochino quello che succede in Commissione. Verso un sistema di regolazione snello, si usa questa parola, la regolazione fina la dovrà fare l'ANAC, questo sembra, no? Però l'ANAC non è il controllore e le norme non lo dovrebbe scrivere il Ministero. Quando si sovrappone la funzione del controllore con la funzione di colui che emette la norma, ci dobbiamo mettere un filtro. Per carità, Presidente Cantone è persona degnissima, e se un domani non ci sarà più il Presidente Cantone, ci sarà un altro. Allora dobbiamo aumentare di molto la trasparenza. Quando più le cose sono trasparenti, tanto più è difficile che accadano cose strane. Questo tipo di appalti sono appalti, abbiamo detto, insomma, ad alta intensità di manodopera. Questo è un altro paese strano. Negli appalti di lavori, ci sono alcuni lavori che sono ad alta intensità di manodopera, come per esempio le opere di ingegneria naturalistica, tanto per dirne una. E c'è stato un periodo in cui in questo paese non si faceva il ribasso sulla manodopera.
questo ce lo ricordiamo, per un anno non si poteva fare il ribasso sulla manodopera, poi è stata cancellata questa cosa. Non si può fare il ribasso sulla sicurezza, ma sulla manodopera si può fare. Anche lì non si capisce quale direzione vogliamo prendere. Parliamo del massimo ribasso, dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Bene, la qualità, e chi dice di no? Siamo tutti d'accordo che dobbiamo fare le cose con qualità. Però anche lì, se non siamo attenti a chiarire che cosa vuol dire offerta economicamente più vantaggiosa, c'è una grande discrezionalità della pubblica amministrazione, che può essere un bene se la pubblica amministrazione fa bene il suo lavoro, può essere un male perché con l'offerta economicamente più vantaggiosa si danno le gare a chi si vuole. Anche questa è una verità e non la possiamo nascondere. Cioè il problema vero è un problema di cambiamento culturale. Bisogna smetterla di dare i soldi ai politici, bisogna smettere di dare i soldi perché se no non si vincono le gare. Cioè, ribadisco una banalità. Io dico delle cose assolutamente banali, però dobbiamo fare tutti. Una volta si diceva, no, ma tu devi fare così. No. Sul patrimonio immobiliare si possono fare tantissime cose. C'è tutta la partita della riqualificazione energetica, partita molto importante. L'ecobonus, no? Il 65%. Dobbiamo intervenire sul patrimonio immobiliare. Benissimo. Anche lì dobbiamo stare attenti, per esempio, perché il governo non ci mette la stabilizzazione dell'ecobonus per 10 anni? Come fa un'impresa a programmare uno che deve fare un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e prevedere che l'edificio diventi, non dico in classe A, ma almeno in classe B, sapendo che non c'è la stabilizzazione? Va bene che quando si fa un appalto è una cosa diversa, ma insomma bisogna mettere delle cose che siano sulle quali dobbiamo stare attenti. La suddivisione in lotti, anche quella va bene, perché noi abbiamo un patrimonio immenso di piccole e medie imprese e questo va benissimo. Dobbiamo stare attenti a far sì che l'offerta al massimo ribasso non produca un effetto a cascata sul lavoratore, perché poi anche lì, purtroppo, ne pagano le spese i lavoratori. E dobbiamo stare molto attenti, perché non è possibile che, tra virgolette, si possa aumentare l'utile di un'impresa a scapito del lavoratore, perché il lavoratore alla fine è quello che ne paga le pene. Insomma, noi abbiamo un sistema un po' complesso. Vogliamo parlare di riduzione delle stazioni appaltanti, ne abbiamo 33.000, ne abbiamo parlato in commissione. Il governo ci dice che dobbiamo ridurle. In commissione ci viene detto che dobbiamo ulteriormente ridurle. Ma quando riduciamo? È possibile passare da 33.000 stazioni appaltanti alle 150 di cui si parla? Mi sembra che forse stiamo esagerando, forse sono un po' troppo poche. Questo accentramento complessivo produce un effetto benefico o un effetto potenzialmente anche distorsivo? Forse bisogna trovare delle soluzioni che siano più equilibrate. Non è possibile pensare che un comune di 1.000 abitanti fa una gara, perché chiaramente quel povero RUP, che magari è il geometra dell'ultimo comune, non sa scrivere il bando e se lo fa scrivere da qualcuno. E se non è iperattento, quel qualcuno si scriverà il bando pro domo sua. Perché poi tutto gira intorno a quello lì, eh. Gira intorno a come si scrive il bando e come si scrive il capitolato, cioè se parliamo di appalti. Allora forse potremmo pensare che i comuni si possono accorpare, come possono fare, e trovare una soglia. Dobbiamo stare attenti a cosa vuol dire la soglia comunitaria, sopra soglia, sotto soglia, per i lavori 5.100.000, per i servizi 200, 400 al secondo. Ma anche lì dobbiamo stare attenti quando facciamo le cose. Poi c'è stata tutta questa parola di valorizzare il patrimonio immobiliare. Quando dicono valorizzare, dicono vendere, non è che dicono una cosa diversa. Magari si valorizzasse, quasi si tratta di vendere. Stanno vendendo il patrimonio immobiliare. Se non ricordo male, mi hanno detto che c'è un patrimonio che era in capo all'Opera Nazionale Combattenti. E questo patrimonio ha alcuni suoli che sono nel litorale Domizio, in Campania. È stato trasferito il patrimonio dallo Stato, se non ricordo male, e adesso si sta cercando di capire come sanare una serie di abusi edilizi che stanno là sopra. Ma è giusto questo? Ma siamo sicuri che stiamo facendo una cosa giusta? Cioè, ci sono delle situazioni assurde, ma veramente assurde. Sembra una valorizzazione del patrimonio. Vi racconto un caso che succede a Salerno, la mia città.
un piccolo pezzetto e poi mi taccio, perché sennò spazio, mi dovete perdonare, ma ci sarebbero miliardi di cose da dire. Un piccolo pezzetto di suolo demaniale che è stato ceduto al comune, il comune lo voleva valorizzare. Lo voleva valorizzare e quando viene, diciamo, dato il suolo al comune c'è il vincolo di inalienabilità decennale. E questo, diciamo, suolo il comune aveva destinato a farlo un grande complesso edilizio. Ha voluto levare il vincolo di inalienabilità, valore stimato del suolo col vincolo 150.000 euro, il comune ha voluto levare quel vincolo e ha pagato 10 milioni e 100. Cioè stiamo parlando di 100 volte tanto, perché lo doveva vendere a un privato. Non lo so, a me mi sembra che stiamo facendo delle pazzie. Cioè noi dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo, però dobbiamo stare attenti giustamente nei settori ad alta intensità di lavoro a salvaguardare prima di tutto le persone che lavorano, perché sono loro che devono vivere, e soprattutto a cascata i cittadini che devono ricevere un servizio. Dobbiamo stare attenti a far sì che quando si fa una gara poi la verifica di quello che deve essere fatto la facciamo per bene, siamo attenti, o poi c'è tutto il problema di che si fanno i subappalti perché la grande impresa piglia e dà tutto in subappalto e il subappaltatore non viene pagato perché il subappaltatore ti fa la fattura quietanzata e poi non prende i soldi perché le piglia l'impresa e poi non paga il subappaltatore. Cioè, tutte queste cose come le facciamo vivere insieme? Se vogliamo far vivere le piccole e medie imprese, noi dobbiamo, vabbè, questa è una cosa della quale ci sono anche emendamenti in tal senso, pagare direttamente i subappaltatori, ma dobbiamo stare molto attenti a far sì che cambiamo veramente l'approccio e veramente la mentalità, se no veramente non ne usciamo. Il sistema cooperativo, per esempio, tanto per parlare di cooperative, visto che sono anche tra i gruppi, è un sistema fantastico. Le cooperative nascono come una cosa meravigliosa. Purtroppo alcune cooperative sono entrate in questo gioco. E la cooperativa che è fatta dai lavoratori, perché questo dovrebbe essere una cooperativa, e fanno questi giochetti, ti senti male, ma non voglio citare Buzzi il 29 giugno, no, ma quello è un esempio eclatante, siamo a Roma. Allora noi dobbiamo spezzare questo sistema. Se non lo spezziamo, noi non riusciamo a risolvere niente. E la fiducia, che prima di tutto la devono avere i cittadini nei confronti delle imprese dei politici, non solo non la ridaranno alle imprese dei politici, ma giustamente li cacceranno a calci. Quindi il nostro compito e di cambiare l'approccio mentale e culturale, sennò veramente non riusciamo mai e non rendiamo né un servizio al paese e soprattutto non rendiamo un servizio alle persone. Grazie Andrea Cioffi, gli spunti e le sollecitazioni che ci sono state presentate sono numerose, così come anche i mantra. E io su due aspetti mi vorrei soffermare prima di proseguire nel dibattito. I nuovi servizi che, per modo di dire, che si affacciano all'orizzonte e che rientrano nell'ambito della filiera più estesa e più tradizionale dei servizi di facility management, ad uno è stato fatto cenno direttamente, i servizi di riqualificazione energetica, segnalando anche le incongruenze delle norme presenti e di fatto il non sostegno razionale costante nel tempo dei vari governi a questo tipo di attività, che peraltro consideriamo potrebbero portare dei benefici immediati, immediatamente spendibili in termini di razionalizzazione e riduzione della spesa da parte delle pubbliche amministrazioni. Pensate, riguardo proprio ai servizi di efficienza energetica, che il nostro paese è il quarto paese energivoro in Europa. Questo dato, per quanto riguarda i patrimoni pubblici, questo dato di per sé stesso non vuole dire niente, ma occorre sapere che i primi tre paesi energivori in Europa sono i paesi scandinavi, per ovvi motivi, quindi che il nostro paese sia, con tutto l'enorme patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato, degli enti locali e di quant'altro, rappresenta chiaramente una criticità. Ora, ecco, il problema che si pone qual è? Non solo quello, come si diceva in apertura e come suggeriva Cioffi stesso, di un sostegno, di un'attività di supporto continuo, duratura costante da parte dei governi a questo tipo di servizi, in forme di benefici, in forme di supporti anche di natura economico-finanziaria, ma il problema è quello che manca, e ritorniamo sempre al punto di partenza, una regolamentazione specifica per questo tipo di servizi, che assumono vari nomi a seconda delle fasi di cui si interessano, dei servizi che svolgono, dall'audit energetico fino al
alle forme di razionalizzazione e riduzione della spesa energetica e dei consumi, fino alle forme più innovative di servizi legate al retrofit energetico. Ebbene, quindi questo è un aspetto che ancora di più segnala l'incongruenza e la problematicità, se non la criticità, della mancanza di una normativa specifica per gli appalti di servizi. L'altro tema che è stato citato dal senatore Cioffi è quello della valorizzazione dei patrimoni pubblici. Ebbene, giustamente lui affermava, ed è così, ha ragione, che l'unica forma di valorizzazione dei patrimoni pubblici oggi presente presso le amministrazioni pubbliche è la vendita, se non la svendita, del patrimonio immobiliare. Ebbene, anche qui servizi chiave, come sono quelli che dovrebbero essere la conoscenza informatizzata dei patrimoni pubblici, che rappresenterebbero la base propedeutica per poter definire ed attuare le diverse e non la sola strategia di intervento a livello di valorizzazione come la vendita, quindi parlo della riqualificazione, di una gestione più ottimale, della manutenzione programmata. Quando viene a mancare una componente base come la conoscenza del patrimonio pubblico, è chiaro che qualsiasi tipo di strategia venga adottata, sia pur forzatamente, sia pur in forma estrema, come la vendita, svendita del patrimonio pubblico, rischia di essere, consentitemi il termine, dopata da questa mancanza proprio di una infrastruttura di base. Servizi di conoscenza del patrimonio immobiliare, l'anagrafica immobiliare, altri servizi chiave di facility management, che al momento non risentono anch'essi della mancanza di una norma quadro specifica, autonoma. Ecco, il mantra, anche noi abbiamo il mantra, è quello del manifesto, di cui avete una copia nella vostra documentazione di conferenza. Il mantra del manifesto però non deve far pensare, del nostro manifesto dei servizi, non deve far pensare che l'interesse, l'attenzione sulla definizione finalmente di un quadro organico, autonomo, specifico per gli appalti di servizi di facility management derivi soltanto dalle istanze delle imprese. Anche le pubbliche amministrazioni, anche gli operatori delle stazioni appaltanti pubbliche hanno più volte rappresentato, non solo nei nostri tavoli di patrimoni Pianet, ma in diverse svariate occasioni, l'inadeguatezza di questa situazione e la necessità di un pronto intervento per evitare questo appiattimento degli appalti di servizi alle norme sui lavori pubblici, che sono assolutamente inadeguate per il settore. Ebbene, abbiamo qui presenti con noi, li ringraziamo ancora, due rappresentanti delle più importanti, tra le più importanti amministrazioni pubbliche del nostro Paese, entrambe collegate direttamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consip, la centrale di acquisto di servizi e di forniture della pubblica amministrazione, e l'Agenzia del Demanio. Entrambi sono protagonisti, Consip lo è più storicamente, ormai da più di 12 anni, credo, appunto protagonisti della promozione, dello sviluppo delle gare più importanti a livello dimensionale, a livello di portata, a livello europeo. Quindi parlo delle convenzioni di Consip per gli immobili legati alle attività del terziario della pubblica amministrazione, parlo alle convenzioni Consip per la gestione di tutto il patrimonio ospedaliero e quindi dei servizi anche collegati di natura tecnologica. Penso anche alle prossime e già annunciate convenzioni Consip, una fra tutte che a noi sta particolarmente a cuore, quella per la gestione finalmente razionale in termini anche di valorizzazione dei beni culturali del nostro Paese. Ma anche l'Agenzia del Demanio, più recentemente, è protagonista di una delle più importanti gare che si svolgeranno nel nostro Paese anche a livello europeo, la gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione pubblica. Ebbene, a Domenico Casalino, amministratore e delegato di Consip, e a Roberto Regli, successivamente direttore dell'Agenzia del Demanio, chiedo appunto di intervenire per far comprendere, ecco, come questa istanza di una normativa definita unica, autonoma e specifica per i servizi faccia parte anche dalle istanze delle pubbliche amministrazioni qui da essi rappresentate. Grazie Silvano, benvenuti a tutti per dibattere su questo tema così rilevante, da cui l'hashtag dell'incontro di oggi, i buoni appalti. Come si fanno i buoni appalti? Proviamo a vedere alcuni punti e a guardare poi
soltanto due figurine, vi farò vedere a un certo momento, le altre le lascio agli atti dell'incontro, dove ci sono ancora anche un po' di numeri, un po' di elementi che riguardano l'attività che Consip svolge in materia di appalti e servizi agli immobili. Buoni appalti e quindi guardando al tema dell'incontro di oggi, come si fa a sostenere l'economia, ridurre la spesa, difendere l'occupazione, aumentare legalità e trasparenza, obiettivi eccezionali, necessari oggi. Guardiamo a tre elementi, scarsa trasparenza e tre elementi d'attualità. Scarsa trasparenza, i crolli nelle scuole, gli sprechi e la corruzione. Che cosa hanno in comune tra di loro? Si tratta di effetti o della causa dei problemi a cui si vuole porre rimedio? Sono l'effetto, evidentemente, insomma, sono come il dolore di fronte alla carie, però non possiamo vivere di antidolorifico, bisogna risolvere il problema del dente, o si cura o si estirpa. E allora, di che cosa sono l'effetto questi tre problemi? Sono l'effetto di tre cause: la cattiva organizzazione della pubblica amministrazione, le professionalità inadeguate che molto spesso si possono riscontrare in alcune amministrazioni e le regole inadeguate. Proviamo a guardarle nel dettaglio. Proprio perché la scarsa trasparenza, guardando proprio a questo elemento, è l'effetto della cattiva organizzazione ed è un effetto che genera bisogno di cattiva organizzazione, cioè io devo essere scarsamente trasparente per poter gestire male. E la polverizzazione degli uffici è cattiva organizzazione. 10.000 enti, 32.000 stazioni appaltanti, sono impossibili anche i controlli. Allora, concentrerei molto l'attenzione sul tema delle professionalità inadeguate, perché effettivamente parliamo di una rarefazione di professionalità adeguate. Servono evidentemente le competenze per fare i buoni appalti. Allora la domanda che voglio porre a voi, visto che nella pubblica amministrazione esistono professionisti di qualità, la domanda è questa: ma dove sono andati a finire quelli bravi? Perché noi sappiamo che ci sono. Dove sono andati a finire? Il problema è che non ce ne sono abbastanza e non li possiamo sparpagliare. Ce ne sono pochi, non li possiamo sparpagliare un quarto, un braccio di bravo in ognuna delle 32.000 stazioni appaltanti. Vi segnalo questo paradosso. La pubblica amministrazione compra su 100 mercati, noi li conosciamo tutti. 100 mercati significa che ogni ente, per comprare bene, dovrebbe avere 100 specialisti. Moltiplichiamo i 100 specialisti per le 32.000 stazioni appaltanti, avremmo i 3.200.000 dipendenti pubblici. Quindi significa che se la pubblica amministrazione facesse bene gli acquisti come dovrebbe, non dovrebbero esistere scuole, polizie, ospedali e tutto quello che il settore pubblico fa. È chiaro che non può funzionare, no? Allora, e venendo al tema del disegno di legge delega sugli appalti, è chiaro che accanto al percorso che c'è in atto di concentrazione delle stazioni appaltanti, pochi soggetti qualificati devono fare gli acquisti importanti, gli altri li devono fare tutti evidentemente, quindi oltre 35 centrali di committenza che fanno gli acquisti importanti, gli altri 31.965 possono acquistare qualunque cosa al di sotto di certe soglie, perché effettivamente quello non fa realmente politica industriale del paese. Ma i pochi soggetti qualificati devono essere qualificati, rimanendo sul tema delle competenze e delle professionalità. Le competenze e le professionalità hanno il loro riverbero in tre temi trattati dalla delega. Il tema dei commissari di gara. Benissimo, molto bene, il fatto che se mi serve un commissario esterno lo debba prendere dall'albo nazionale dell'ANAC. Ma se mi serve il commissario esterno, io i commissari di gara sono una centrale di committenza, i commissari di gara sono i miei professionisti che migliorano la loro preparazione se stanno in commissione di gara. Quindi per me è fondamentale che laddove mi dovesse occorrere un commissario esterno mi rivolga,
in maniera trasparente all'albo istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ma se mi serve, normalmente io devo fare correttamente il lavoro con i miei dipendenti, anche perché questi dipendenti non soltanto hanno, come dire, un bisogno di mantenere elevata la loro professionalità, ma anche hanno il regime di incompatibilità che il pubblico dipendente ha. Ma se io scelgo un professore universitario che viene a fare il commissario di gara, io non so di chi era, è o sarà consulente, anzi dovrà essere per forza consulente di un'impresa, perché altrimenti non avrebbe la sua preparazione. Peccato che nei suoi confronti io non ho il sistema di incompatibilità che invece ho nei confronti del dipendente, che deve operare unicamente nell'interesse dello Stato. Non parliamo del costo, perché i commissari di gara esterni costano. Quindi, diciamo, la finanza pubblica affosserebbe se del 1.200.000 appalti, 72.000 sopra i 200.000 euro che si fanno ogni anno, ci fossero 5 commissari di gara, anche solo 3, remunerati, altro che i 3.200.000. Il secondo punto è le piccole e medie imprese, parlando sempre di professionalità. Ora, qui sappiamo, per la nostra esperienza e per le nostre statistiche, che la partecipazione alle gare delle centrali di committenza è una maggiore garanzia per le piccole e medie imprese. L'ha presentato il 9 giugno scorso in Banca d'Italia, al Centro Studi Banca d'Italia, perché nel partecipare alle gare delle centrali di committenza la regola dell'accesso semplificato solo alle gare delle centrali di committenza, le piccole e medie imprese possono partecipare senza requisiti di partecipazione, cioè con zero fatturato pregresso. Normalmente non potrebbero, possono partecipare anche le start-up, ma ci sono tre numeri, 19, 29 e 40, non ve ne andate a giocare perché già l'ho fatto io. Allora, il 19% è la soglia, come si dice, a cui fa riferimento lo Small Business Act degli Stati Uniti, che dice riserviamo il sistema delle piccole e medie imprese, il 19% degli appalti nazionali, solo che lì nacque nel 1950 con l'idea che, di dire alle piccole e medie imprese da parte delle grandi multinazionali, piccole non più del 19%, tant'è vero che in Unione Europea, e in particolare in Italia, la media degli acquisti, del fatturato delle PMI nei confronti della pubblica amministrazione è del 29%, Sulle gare Consip le PMI fatturano il 40%, cioè il 40% del fatturato delle gare Consip è da parte di piccole e medie imprese, raggruppate, consorziate e subappalto, tutto insieme. Quindi questo vuol dire che è una maggiore garanzia di qualità e trasparenza. Terzo elemento sulle professionalità è l'in-house. Allora, l'in-house è effettivamente una distorsione di una regola comunitaria di corretta gestione. La pubblica amministrazione può decidere se fare direttamente l'attività, affidarla a gara, oppure costituire una società di scopo. Benissimo dunque l'idea che al momento di decidere se costituire una società si faccia una valutazione economica, ovviamente per le attività di mercato, per dire beh, ma mi conviene affidare una gara il raccolto e trasporto dei rifiuti, oppure lo faccio in prima persona, oppure costituisco una società in house. Perché, ed è questo il punto, sempre più il ripensamento delle nostre istituzioni è quello di andare a vedere se veramente una scelta vincente, strategica, importante per il nostro paese avere lo Stato imprenditore. Lo Stato imprenditore che compra dal mercato fattori della produzione, organizza il processo produttivo e vende servizi a cittadini e imprese. È qualcosa che ha funzionato, guardiamoci indietro. Inoltre, generato una competizione tra le società pubbliche distorsiva che ha distrutto o gravemente ferito le nostre imprese. E allora la qualità e lo stimolo del mercato rispetto alla qualità di offerta nei confronti della pubblica amministrazione è la nuova strada che sembra finalmente essere stata intrapresa per andare a fornire, a importare innovazione e sviluppare il sistema delle imprese. Regole inadeguate. Lì effettivamente il nostro spread è evidente, non è quello sui mercati finanziari, è quello sulle regole. Il codice degli appalti è un codice che in Italia ha 700 articoli, quello tedesco ne ha 70, e che con le nuove direttive comunitarie, le direttive 23, 24 e 25, richiedono una trasposizione nel nostro sistema nazionale. Il Regno Unito l'ha già fatto, il nostro Senato sta correndo per accelerare, meno male, questa trasformazione. Perché? Perché è evidente ormai che il rapporto tra impresa e pubblica amministrazione è politica industriale.
Lo scriveva il mio professore di economia nel 2011, quando era in OCSE, che uno dei pochi strumenti che sono rimasti agli stati contemporanei per fare politica industriale è lo smart public procurement, quindi gli acquisti pubblici. E Piercarlo Padoan, quando poi è diventato ministro, sono andato a dirgli: Piercarlo, guarda, questa è una cosa che noi facciamo da anni, perfetto, bisogna accelerare. Quindi, da questo punto di vista, le tre criticità che dicevo sono però, e questa è la buona notizia che va detta, sono oggetto di riforme strutturali. Pubblica amministrazione, i colleghi senatori che sono appunto in aula a votare la riforma degli appalti con la riduzione delle stazioni appaltanti, e terza importantissima riforma a cui avete fatto cenno durante gli interventi precedenti, e particolarmente il senatore Cioffi, la riforma che riguarda l'accompagnamento durante la disoccupazione e tutto il tema della clausola sociale. Che ha a che fare questo? È fondamentale, perché l'innovazione non si porta semplicemente con nuove formule contrattuali. È chiaro che va gestito l'intervallo che c'è tra una situazione contrattuale e la successiva, e l'accompagnamento durante le attività, diciamo, la disoccupazione in questo periodo è vitale, perché evidentemente non è stato produttivo per l'Italia mantenere occupazione a scapito dell'efficienza, tant'è vero che i paesi esteri hanno importato a qualità, diciamo, manodopera a più basso costo, e quindi hanno messo in crisi questo sistema, e allora va accompagnato questo percorso. Le imprese devono riuscire a dare più innovazione, il governo deve garantire un accompagnamento durante la disoccupazione. E quindi vado a concludere guardando un po' i temi correnti sul tema dei buoni appalti, sui patrimoni pubblici, aggiungendo però che un punto che rimane ancora aperto, non attuato, e che è fonte di, diciamo, è argomento di forte dibattito, ma ancora non c'è un'iniziativa concreta: occorrono sanzioni contro ricorsi pretestuosi. I ricorsi pretestuosi rispetto alle aggiudicazioni degli appalti sono un freno all'innovazione, sono un freno al sistema economico nazionale, e non sono adeguatamente sanzionati. Noi ci stiamo lavorando col governo, con l'Avvocatura Generale dello Stato, ma evidentemente è una situazione che non si può più tollerare, e bisogna che ciascuno che fa il ricorso pretestuoso sia responsabilizzato del danno che crea alla collettività su questo. I buoni appalti sui patrimoni pubblici, cosa non bisogna fare? Perché noi, se conosciamo l'hashtag i buoni appalti, vediamo quali sono i cattivi appalti. Proviamo a fare un esempio veramente astratto, ma poi non troppo. Prendo il bando tipo, o un bando che magari mi è piaciuto, ha funzionato, tolgo alcune parti, togliamo le penali, tanto, oppure lo mitighiamo, ok? Bandisco una gara al massimo ribasso e metto a base d'asta i prezzi di riferimento calcolati dall'ANAC. Noi sappiamo che i prezzi di riferimento sono i prezzi di aggiudicazione delle gare, non i prezzi del base d'asta. Quindi alla fine porto il mercato a fare una competizione distorsiva, semplicemente perché chi bandisce per la gara non ci capisce niente di appalti, o ci capisce molto poco, non ha i 100 specialisti che servono. Allora, ecco, cosa non si deve fare? Anche perché, e provo a darvi questo spunto, guardiamoci intorno, quanti bei dipinti, e secondo voi, su tutta questa fantastica e storica pittura, possiamo immaginare che ciascuno di noi, istruito con un capitolato tipo di come si fanno gli affreschi, possa imparare la luce, la forma, il colore? Oppure, se avesse la minaccia di essere incarcerato, se fa un cattivo affresco, farà un buon affresco? Ma no, bisogna prendere gli artisti bravi, quelli devono fare i lavori. Quindi torniamo alla professionalizzazione. Bisognerebbe avere nella norma, e questo c'è già lo spunto, un requisito per cui, se tu non hai determinate caratteristiche, le gare di un certo tipo, di un certo valore, non le dovresti fare, perché crei danni, e non basta la sanzione, perché poi alla fine si crea un vivaio di irregolarità che alimenta soltanto i contenziosi. Mantengo la promessa di mostrarvi solo due figurine, riesco a farle partire, zac, dove devo puntare? La 4. Io clicco ma non clicca. Ecco, la prossima. Le sole due figurine che voglio illustrarvi sono questa, che
parla degli appalti Consip qualificati. Lo scorso anno abbiamo bandito 14 miliardi di euro di gare, siamo diventati la prima stazione appaltante italiana ormai, dopo 18 anni di vita aziendale. E prima di parlarvi del dettaglio di questa slide, proprio sull'efficienza energetica, vi dico che siamo stati lo scorso ottobre a Bruxelles, massima soddisfazione, abbiamo mandato tutti i tweet, tutte i WhatsApp agli amici e ai colleghi, perché abbiamo ricevuto il premio per il miglior progetto di efficienza energetica del settore pubblico. Allora potete immaginare che il vicepresidente della Commissione europea, von Oettinger, un tedesco, che premia un italiano perché fa risparmi, è stato veramente il massimo, eravamo contentissimi con tutti i colleghi che siamo andati a prendere questo premio. E questa slide cosa dice? Dice che l'evoluzione degli appalti nel settore dei servizi agli immobili è questa, si parte dalla gestione dove fondamentalmente la pubblica amministrazione fa l'imprenditore, compra i fattori della produzione, distruggendo in questo modo l'engineering delle imprese e abbattendo sul costo del lavoro i propri ribassi, evolve andando sulla strategia, integrando sui multiservizi e sulle gare che abbiamo bandito negli ultimi anni, bandendo servizi integrati, perché noi dalle imprese vogliamo importare innovazione nella pubblica amministrazione, qualità ed efficienza, e vogliamo che i mercati siano competitivi ma remunerativi. La seconda figurina che volevo mostrare è quest'altra, è la successiva, eccola. E dove effettivamente sono le differenze tra le tipologie di contratto che bandiamo, sono i contratti a risultato, quindi con livelli di servizio garantiti, con determinate prestazioni, dove la riduzione dei prezzi, ma anche l'incentivo affinché l'impresa porti una riduzione o una riqualificazione della domanda attraverso gli interventi di efficientamento, sono il focus. E quindi vado a concludere dicendo che i buoni appalti possono iniziare, la strada è intrapresa, la riforma del codice è fondamentale e Consip continuerà a bandire delle gare di efficienza, così come le grandi e qualificate stazioni appaltanti, come coloro che mi seguono, tra cui il bravissimo direttore del Demanio, Roberto Reggi, che ha bandito una gara fantastica per quello che riguarda le manutenzioni degli immobili. Grazie. Prima di proseguire nel dibattito, due spunti che mi sono stati sollecitati dall'intervento del dottor Casalino. Anche lui con molta forza si è soffermato sul tema della qualificazione, io direi della riqualificazione delle stazioni appaltanti. Questo è un tema centrale che chiaramente si collega anche al sistema di qualificazione delle imprese di servizi. Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti va creato ex novo perché non esiste di fatto, però ecco, occorre sapere che è proprio lì che bisogna incidere per il rispetto di quelli che sono tutti gli altri parametri che abbiamo preso in esame, considerando peraltro che il settore degli appalti di servizi, di facility management, è un settore che vede una gravissima ulteriore carenza, la mancanza di una cultura della progettazione. Cosa che invece è assolutamente consolidata, diffusa, anche se c'è voluta una sorta di legge quadro per imporre alle pubbliche amministrazioni, e mi rimetto anche a me, a noi progettisti, a noi docenti universitari, la logica della progettazione esecutiva cantierabile, unico paese al mondo questo. Ecco, un problema di fondo che la norma deve recepire, in parte ha recepito, è quello legato alla esigenza, all'obbligo dello sviluppo del progetto, quindi della fase di progettazione, anche e soprattutto per i servizi. Ma qui viene fuori il problema della riqualificazione delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti si hanno una cultura e l'hanno in termini di progetto di lavori pubblici, non l'hanno assolutamente diffusamente per quanto riguarda i servizi. Quindi il primo problema è questo. Questo si porta appresso anche il tema della definizione della progettazione dei capitolati adeguati. Il tema della qualificazione delle imprese non può essere risolto, come è stato tentato in passato, con il trasferimento acritico del sistema inadeguato delle SOA già presente nei lavori pubblici. Occorre anche qui creare ex novo un sistema di qualificazione e l'ex AVCP, ora ANAC, ha dato già delle indicazioni estremamente interessanti e innovative, che peraltro sono recepite anche a livello europeo, quello dei criteri reputazionali delle imprese. Il discorso è lungo e chiaramente questa non è la sede per svilupparlo, ma come capirete bene questi sono due aspetti salienti. L'altro, e concludo questo mio breve break,
aspetto che ha citato il dottor Casalino è quello della sicurezza del patrimonio pubblico. Anche qui aspetto strategico, aspetto fondamentale, che si sposa bene con l'altro aspetto, problematicità che abbiamo citato prima, la mancanza di un sistema di conoscenza del patrimonio pubblico, gravissima carenza, si sposa con la mancanza del requisito fondamentale di un qualsiasi edificio, non di un edificio pubblico, la garanzia della sicurezza per gli utenti. Allora, che le nostre scuole, i nostri ospedali siano a un livello di insicurezza talmente diffuso, la dice lunga come il non supporto di servizi di facility management espressamente finalizzati storicamente a questo tipo di interventi sia stato fatale e debba essere risolto in maniera assolutamente innovativa dal punto di vista normativo oltre che operativo. Ecco, devo fare un cambio di programma e quindi mi scuserà il dottor Regli se devo passare prima la parola al senatore Stefano Esposito, che ci ha raggiunto nel frattempo in un break delle votazioni al Senato e quindi credo che dovrà tornare presto in Senato e quindi do la parola a lui, considerando che il senatore Esposito è il vicepresidente dell'ottava commissione del Senato presso cui è incardinato il disegno di legge delega ed è anche il relatore del disegno di legge che è stato adottato di recente. Quindi chiederei proprio al senatore Esposito il quadro della situazione, considerando che è di pochi giorni l'adozione del nuovo testo di legge delega. Sì, grazie per l'invito, mi scuso davvero per non aver potuto partecipare all'inizio di questo convegno e di fare solo un intervento dove andare via, cosa molto maleducata, ma purtroppo non ci sono break, quindi stiamo votando in continuo e lo faremo fino a stasera tardi. Io farò un excursus molto rapido, poi entrando ho sentito solo una parte dell'intervento del dottor Casalino, e riprenderò quello che ho sentito naturalmente, perché ha toccato un punto sul quale evidentemente siamo in profondo disaccordo, riferibile alla questione delle commissioni di gara. Noi stiamo provando a fare un testo, parlando di legge delega naturalmente, che riscriva davvero in toto il codice degli appalti. Quindi non si tratta di un rimaneggiamento, non si tratta di una revisione, ma si tratta di una vera e propria riscrittura. Provando a far tesoro delle oltre 50 audizioni che abbiamo fatto in commissione e vedremo se arriveremo in fondo con questo spirito, facendo anche un po' tesoro di una certa convergenza politica all'interno della Commissione sugli obiettivi, poi naturalmente ogni forza politica ha una lettura su singoli aspetti, ma lo spirito della discussione non è stato fino ad oggi uno spirito di natura ideologica, discussioni che spesso si fanno in Parlamento, in cui al di là del merito si tende ad un confronto e ad uno scontro ideologico. Vediamo se reggerà questo, vedremo se reggerà fino in fondo, ma l'aspettativa c'è. Io adesso partiamo dall'ultima cosa che veniva detta. Io sono abbastanza convinto che in Italia manchi una cultura della progettazione complessiva e in particolare c'è un deficit su tutto il tema dei servizi. Questo però, dobbiamo anche dirci con grande onestà, dipende da alcune scelte che in questi anni sono stati fatti. Cioè i servizi sono stati trattati sempre, anche dalle stazioni appaltanti, esclusivamente con il concetto e con il criterio economico. E anche le esperienze rare in cui si è cercato di valorizzare un impianto un pochino più complessivo che andasse oltre il prezzo, hanno trovato sostanzialmente scarsa fortuna. Se poi parliamo dei lavori, lì siamo ancora messi peggio, perché appunto la realizzazione di una scuola, di un edificio, di un'infrastruttura richiederebbe un principio che noi proviamo ad inserire in questo nuovo codice degli appalti, e cioè che è il progetto che fa la differenza rispetto alla realizzazione e alla qualità del lavoro. Noi siamo un paese in cui le gare di progettazione
quando vengono fatte al massimo ribasso. Voi capite che quando si comincia a trattare la realizzazione di un'opera fin dalla fase progettuale con la logica puramente economica del prezzo più basso, il risultato finale, mediamente, non può che essere quello che abbiamo di fronte agli occhi, in cui molto spesso il progettista, per accaparrarsi quel tipo di lavoro, fa a ribassi del 70%. Anche 92? Anche 92, Cioffi vive sempre, vive in un luogo dove, diciamo, le mie percentuali sono sempre più alte. È tradizione. E poi naturalmente si passa alla fase di gara per scegliere l'impresa, che lavora naturalmente con il principio del massimo ribasso. E poi c'è la logica del subappalto. E poi questo è un paese che ha trascurato completamente la dinamica del controllo, non solo delle procedure di gara, ma della reale realizzazione dell'opera. Ecco, questi sono tutti i punti su cui noi stiamo cercando di concentrarci, sapendo che questo naturalmente cambia abbastanza in profondità l'approccio sia delle stazioni appaltanti, sia del sistema delle imprese. E non parlo qui della vicenda concessioni, perché è un altro terreno. Non vi nascondo che ci sono molte resistenze. Resistenze che però, questa volta, almeno per quanto riguarda la discussione che stiamo facendo, che faremo nell'Aula del Senato, saranno resistenze che verranno fatte emergere. Chi ritiene di interloquire con la politica partendo da bei principi che poi nella pratica però sostanzialmente non devono trovare una soluzione, se ne assumerà la responsabilità fino in fondo, pubblica. Questo è lo spirito del relatore, ma devo dire lo spirito ampiamente condiviso dalla Commissione. Cioè non si può manifestare sempre un certo principio, poi vi farò degli esempi, e poi nella pratica sotto banco cercare di invece di non cambiare nulla. Io vi faccio un esempio su tutti. Noi abbiamo inserito sul tema dei subappalti, che è uno dei temi più delicati, voi lo sapete. La logica del subappalto genera, genera mostri, ma genera sicuramente in questo paese opere fatte male, infiltrazione da parte della criminalità organizzata e uno scarsissimo, già ridotto all'inizio, a monte, una scarsissima capacità di controllo della realizzazione dell'opera. Proviamo ad intervenire con una logica che non tocca la percentuale di subappalto consentito, non parliamo di specialistiche naturalmente, e chiede che un'azienda che decide di prendere un appalto e di partecipare ad una gara segnali il subappaltatore per nome e cognome prima, cioè in sede di offerta. E si faccia carico anche dei requisiti di ammissibilità di quel subappaltatore. Se ha una verifica successiva, in caso di vittoria dell'impresa, quel subappaltatore non dovesse avere i requisiti, non gli facciamo decadere l'appalto, gli chiediamo di sostituirlo. Naturalmente questo ha aperto uno scenario di discussione incredibile, cioè subappalto, ma come, non potete, ci vincolate, anche con qualche piccola ragione, e cioè per esempio il fatto che molto spesso tra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio del lavoro passa troppo tempo. Questo è un problema che avviene anche, diciamo, nelle gare di servizio. La stessa Consip sa di avere su questo un limite aperto. Cioè, ci va troppo tempo dal momento in cui viene bandita una gara al momento in cui viene assegnata. Questo vale per i lavori, vale per i beni, vale per i servizi. Ci sono beni che nel mentre, tra l'inizio e la fine del percorso, hanno già superato, diciamo, non dico che sono scaduti come lo yogurt, ma molto spesso. Quindi lì noi dobbiamo inserire e proviamo ad inserire una serie di meccanismi che semplifichino e velocizzino. Qualcuno dice che questo testo, che è il testo base sul quale lavoriamo, tende ad imporre meccanismi ancora troppo
complicati che violerebbero il principio delle direttive europee? Io non credo. Io credo che noi, dove siamo costretti ad intervenire con una specificazione più puntuale rispetto alla normativa, alle direttive europee, lo dobbiamo fare esclusivamente per una ragione, perché l'Italia è in una fase di guerra sul tema dell'assegnazione degli appalti pubblici. Purtroppo siamo in guerra dal 92, ma non abbiamo risolto alcun problema. È il tema della corruzione. Io posso capire che qualcuno immagini che nel legislatore ci sia un eccessivo spirito da magistrato, come qualcuno ha detto ieri al convegno che abbiamo organizzato a Residence di Ripetta, ma non è questo lo spirito. Però noi la corruzione la dobbiamo combattere, perché fa danni. Sono miliardi e miliardi di euro che vengono buttati, e quindi dobbiamo affrontare questa riforma del codice degli appalti sapendo che siamo in guerra, cercando di rispettare la logica della semplificazione, di far sì che le imprese possano avere meno oneri, ma dobbiamo assolutamente intervenire sulla fase della qualità del progetto e sulla qualificazione degli operatori economici e delle stazioni appaltanti. Purtroppo abbiamo una strada molto stretta, essendo una legge delega, quindi non possiamo entrare in un dettaglio molto puntuale, ma stiamo cercando di evitare di ripetere l'esperienza dell'ultimo codice degli appalti, realizzato, emanato nel 2006, su cui poi ci sono stati 4 anni in cui tutte le lobby di questo paese si sono affrettate a far sì che il regolamento emanato 4 anni dopo diventasse la camera di compensazione di quello che non c'era nel codice. E quindi torniamo ai particolarismi. Questa volta noi diciamo con chiarezza: il codice degli appalti viene emanato contestualmente al regolamento. Contestualmente al regolamento. E su questo ci sono ulteriori resistenze. Passiamo al tema del massimo ribasso, di cui ho parlato all'inizio. Noi facciamo una scelta di cui personalmente sono consapevole dei pregi e dei difetti, ma i pregi sono nettamente superiori ai difetti, naturalmente. Sul tema dei servizi, degli appalti di servizio ad alta intensità di manodopera, finisce l'era del massimo ribasso. Finisce l'era del massimo ribasso. Finisce la logica per cui un servizio dove la parte consistente, noi abbiamo scritto superiore al 50%, è lavoro fisico delle persone, diventa oggetto di un ribasso. Io adesso inseriremo, perché l'ho scoperto ieri, che addirittura sulla fornitura dei pasti per scuole, ospedali, c'è il massimo ribasso. Ma questo è un paese singolare. Farò un emendamento del relatore sull'argomento, perché è evidente che molto spesso anche a noi sfuggono dinamiche. I principali avversari di questa riforma sarà la pubblica amministrazione. È evidente. Io li ho già avuti i sindaci che hanno telefonato, ma così ci fai saltare i bilanci. Però dobbiamo fare una scelta. La spending review la applichiamo sulla pelle viva delle persone che lavorano, o proviamo ad applicarla in una logica anche di progetto di spending review su qualcosa che passa attraverso la fornitura di beni? Io penso la seconda. Troppo comodo chiedere alle ASL di risparmiare dei soldi, e si continua ad avere l'acquisto di beni fatta in maniera, come dire, non tracciata, e poi semplificare dicendo vabbè, i servizi, quelli ad alta intensità di manodopera, ci scarico sopra tagli, perché non funziona, è uno specchietto per le allodole e per noi non è tollerabile. Questa partita la vinceremo. Io su questo mi permetto di dire, c'è qui il collega Cioffi, non mi pare che ci sia nessuno che su questo terreno in commissione abbia obiettato, ma io naturalmente sono consapevole, so dove vivo, e presto, più ci avvicineremo al momento della discussione in aula, e più immagino che arriveranno delle legittime, per carità, sollecitazioni.
Un altro tema importante, così rispondo al dottor Casalino, è esattamente il contrario, dottor Casalino. Noi vogliamo che non ci sia più nessuna autonomia interna per i commissari, nella scelta dei commissari, nessuna, né a Consip né altrove. Noi vogliamo un albo qualificato presso l'ANAC a cui tutte le stazioni appaltanti si rivolgono se hanno bisogno di fare un appalto e quindi di costituire una commissione. E non è un meccanismo che complica, è un meccanismo che rende ancora più trasparente il processo. Perché noi sappiamo molto bene che le sono, siccome noi facciamo una scelta anche sugli appalti di lavoro, cioè diamo ampia facoltà, anzi, obbligo di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Non sono un appassionato dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ho ben chiaro come funziona oggi. Ma siccome da un lato questo è quello che ci chiede l'Europa, dall'altro vale il ragionamento che ho fatto prima sul massimo ribasso, l'unico modo per evitare un'eccessiva soggettività nell'assegnazione del punteggio sulla gara economicamente più vantaggiosa è quella di fare in modo che le commissioni siano il meno vicine possibili alla stazione appaltante che organizza la gara e che ci sia un'ampia casualità nella definizione della stessa commissione. Non ne vedo, se ci sono idee più intelligenti, io le prendo molto volentieri, Ma non si può fare, non si può dire vogliamo combattere la corruzione, vogliamo evitare che gli appalti vengano decisi prima che la gara sia terminata, o addirittura in qualche caso quando è bandita si sa già chi sarà il vincitore, e poi dire no, ma noi decidiamo noi se utilizziamo le professionalità interne che abbiamo o ci rivolgiamo alla stazione all'ANAC per l'albo. Tutti si rivolgeranno all'albo. E qui si passa al grande tema della riduzione delle stazioni appaltanti. Tutti ne parlano, tutti nei convegni dichiarano bisogna ridurre le stazioni appaltanti, io ho provato a fare una proposta, è una proposta tra le tante fatte sulla quale c'è una discussione aperta anche al nostro interno. Io ho detto semplifichiamo e facciamo 21 stazioni appaltanti regionali, per lavori, beni e servizi. Si accede a quella stazione appaltante oltre una certa soglia, e si prova a fare in modo che per determinate cifre ci sia un'autonomia naturalmente dei comuni, parlo dei lavori in particolare perché poi i beni e i servizi è più complicata naturalmente, e poi oltre una certa cifra, cioè significa la cifra testimonia anche il valore della realizzazione, ti rivolge a una stazione qualificata, con competenze, certificata, che ti garantisce la necessaria assistenza tecnica. Si è aperto anche su questo una grande discussione, una discussione di particolarismi, in alcuni casi. Ma usiamo le città metropolitane, utilizziamo le province, utilizziamo le centrali di committenza. Io sulle centrali di committenza sono molto aperto alla discussione. Vediamo se quelle che ci sono in condizione di svolgerla questa funzione. Io non vorrei che nei prossimi giorni potremmo avere qualche sorpresa su alcune centrali di committenza che raggruppano comuni. Potremmo avere sorprese. Allora, riflettiamo tutti insieme su questo tema, però se veniamo nei convegni a dire che le dobbiamo ridurre, servono delle proposte. Non si può dire le vogliamo ridurre e poi il meccanismo è, come al solito in questo paese, il campanile. Decidiamo, io non sono affezionato alla mia impostazione, so che è estremistica, però tra scegliere tra 21 e 8.000 ci sono tante fasce intermedie. Io credo che se vogliamo fare seriamente la riduzione, la semplificazione delle stazioni appaltanti, facilitarne la qualificazione e la professionalizzazione, non possono essere un numero molto superiore ad un centinaio, Tenendo conto che poi abbiamo le grandi stazioni appaltanti, la Consip, l'ANAS, le Ferrovie dello Stato. Vedremo nell'analisi degli emendamenti, che pure ci sono, qual è la soluzione. Quello che da relatore vi dico è che non voglio arrivare con un testo che abbia semplicemente una spolverata sul tema della riduzione delle stazioni appaltanti.
Perché se così fosse, chi impone quel colpo, diciamo, di pennello molto leggero se ne assumerà, come dicevo prima, la responsabilità. Abbiamo un altro grande tema aperto, poi termino perché non sarebbe, ci vorrebbe troppo tempo per illustrare tutto l'impianto. L'altro grande tema è riconducibile, è vero che vi riguarda molto meno, ma ha una sua rilevanza, diciamo, nel condizionare il codice, la riscrittura del codice degli appalti, che è tutto il tema di come abbiamo utilizzato in questi anni gli strumenti sia del partenariato pubblico-privato, di fatto non utilizzato, o delle formule del contraente generale o dell'appalto integrato, dove lì c'è un pezzo di vita delle imprese, delle piccole e medie imprese italiane, che potrebbero giocare un ruolo e che vengono costantemente tagliate fuori. E che sono costantemente tagliate fuori. Per esempio, noi sull'appalto integrato proviamo a fare una riflessione. Non ci convince, lo vogliamo utilizzare il meno possibile, utilizziamolo per gli appalti dove c'è una innovazione tecnologica e una specializzazione che sia molto alta. Ma in questo contesto vorremmo evitare che l'appalto integrato continuasse ad essere esclusivamente ad appannaggio delle grandi imprese, provando a far sì che il sistema delle piccole e delle medie possa giocare un ruolo. E qui c'è un punto che noi abbiamo provato ad inserire, che è sui lavori, ma che in realtà può essere trasposto anche sul tema dell'erogazione dei servizi, che è come tentiamo di far lavorare il sistema dell'impresa, piccola impresa e media impresa locale, chiedendo ai grossi operatori, dando un sistema di premialità, di tenerle dentro. Anche su questo si è aperta una discussione furibonda. In tutti i convegni il tema viene posto rispetto alla valorizzazione della piccola e media impresa italiana, alla territorialità della piccola e media impresa italiana, scrivi un comma dedicato a questo tema, ti viene detto si viola la concorrenza, il principio di concorrenza, si violano le regole europee. Ma in Europa guardate che dalla Francia alla Germania loro le loro imprese le tutelano. E i nostri operatori che lavorano all'estero quella regola la rispettano. Perché in Italia è buona per i convegni e non è buona per il codice degli appalti? Questa è la domanda che so non essere questo il luogo più giusto, che però vi consegno, che forse è una delle ragioni per le quali noi continuiamo ad essere un paese nel quale, al di là delle norme e delle leggi, in maniera forse un po' troppo machiavellica, continuiamo a enunciare degli obiettivi e a lavorare perché il legislatore non li pratichi. Se c'è una soddisfazione nel lavoro che stiamo facendo in Senato in questi mesi è che, essendo un sostenitore accesissimo di una legge per le lobby, in modo tale che sia tutto molto più trasparente rispetto ad oggi, la soddisfazione è che ho trovato una grande autonomia di pensiero da parte di tutte le forze politiche e dei colleghi che stanno in commissione rispetto ai punti caldi del codice degli appalti. Si tratta di vedere se questo principio arriva fino in fondo. Io sono convinto che al Senato ce la facciamo. Cosa succederà alla Camera non è terreno sul quale voglio entrare, ma voi che siete operatori, che legittimamente svolgete anche una funzione di portatori di interessi, tenete conto che noi dobbiamo cercare di superare la logica del particolare. E dobbiamo provare a tutti, legislatore e portatore di interessi, a guardare il complessivo. Perché altrimenti, a furia di inseguire il particolare, ci ritroveremo un'altra volta con un codice degli appalti e un regolamento che sono semplicemente la cartina di tornasole per far festeggiare gli avvocati e per far festeggiare soprattutto quelle imprese che ormai si sono specializzate a stare più nei tribunali
che sui cantieri o nella fornitura di servizi. Grazie. Grazie senatore Esposito, pur sapendo che sia lei che il senatore Cioffi dovrete a brevissimo ritornare in aula, appunto una nota a margine del senatore Cioffi proprio su quanto è stato detto finora. Mi scuso solo perché avevo dimenticato di dire una cosa che mi è stata sollecitata, per dire anche cosa si fa, no? Al di là di tutta la riforma del codice, il senatore Esposito diciamo, mi ha stimolato, potrei parlare due ore e non lo faccio. Perché sono alcune cose sulle quali ovviamente non la vediamo nello stesso modo, ma comunque sul patrimonio immobiliare pubblico, per esempio, noi abbiamo, quando ci fu la discussione dell'emergenza abitativa, si parlava del problema di incrociare domande e offerta, diciamo, noi come Movimento 5 Stelle abbiamo provato a fare degli emendamenti che erano stati recepiti in commissione e che poi sono stati espunti dal testo quando siamo andati in aula, succede anche questo. Per esempio, le avevamo chiesto semplicemente di fare per bene il censimento di tutto il patrimonio pubblico, mettere tutto quel censimento in una banca dati nazionale per far sì che tutti i cittadini possano vedere qual è il patrimonio reale, regioni, province e comuni fanno poi diciamo, il piano di tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria. Se questa cosa semplice, ma veramente semplice, con una banca dati online la facessimo, avremmo già, come dire, reso tutti edotti di quello che si può fare. Tutti quanti potrebbero capire quella cosa che dobbiamo fare, cioè abbiamo quel palazzo, lo dobbiamo mettere a posto, questo è il piano, la gara la facciamo su quello, ma già in fase prodromica avremmo capito una serie di aspetti. Poi si è parlato pure di cose come supportare, tra virgolette, i lavoratori che perdono il lavoro e quindi coprire, no, non voglio dire il nostro mantra del Movimento 5 Stelle, ma il reddito di cittadinanza serve a quello. Questo è. Quindi ci sono le proposte in Parlamento, le abbiamo fatte noi, le hanno fatte anche altri, per carità. Però le proposte in Parlamento ci sono, ci vuole la volontà politica di fare queste cose, perché se no ci viene detto come cittadini, vi viene detto come politico, non so quale cappello mi devo mettere, che i soldi non ci sono. I soldi ci sono, ma vengono spesi malissimo. La tragedia è quella di questo paese, ci dicono non ci sono i soldi per fare le cose. Non è vero, ce ne sono tanti di soldi, a cominciare, per esempio, visto che l'altro senatore Esposito, e mi scuso se mi dilungo, dalle concessioni autostradali. I concessionari autostradali, se pagano il 2,4% degli utili netti, che significa 700 milioni l'anno, ma hanno un utile negli ultimi 5 anni di 8 miliardi e mezzo, forse basterebbe invertire l'ordine dei fattori. È uscito 1 miliardo all'anno, ma per dirne una, è così la prima che mi viene in mente. Poi è bello che anche alla Camera c'è un disegno di legge che tratta proprio il vostro tema, cioè, che, vuol dire, è singolare, che ci sta un disegno di legge che tratta il vostro tema. È un disegno di legge firmato da PD e PDL, insomma, vedo che ci sta un movimento su questa cosa. Quindi ci sono le azioni teoricamente legislative sulle quali si può intervenire. Allora il Parlamento si deve svegliare e deve intervenire sul serio. Volevo solo dire questo, scusatemi, se, però dobbiamo, io e il senatore Esposito purtroppo dobbiamo andare a votare. Ve lo consentiamo allora, grazie. Grazie, scusate. Non ho dato i tempi, se la Commissione Bilancio sarà così magnanima, perché noi siamo sottoposti alla Commissione Bilancio, di analizzare gli emendamenti nella giornata di domani, massimo martedì prossimo, la Commissione potrebbe chiudere i lavori entro venerdì e siamo pronti per la calendarizzazione dall'11 di maggio e quindi poi in realtà il lavoro d'aula secondo me si può concludere una settimana, perché l'obiettivo sarebbe quello di tra Senato, Camera e ritorno al Senato di chiudere la legge delega entro le vacanze estive in modo da lasciare il tempo necessario per la scrittura dell'articolato è averlo per la fine dell'anno, massimo il mese di gennaio. Cioè era solo un'informazione di servizio. Grazie, scusate per la maleducazione. Grazie. Da questi interventi ci sono stati trasmessi diversi spunti, diverse sollecitazioni, la maggior parte dei quali correlata a una sensazione di ottimismo, però evidentemente ci sono anche degli stati d'animo di inquietudine, come specialmente dall'intervento del senatore Esposito emergevano sul proseguo dell'iter di recepimento quando verrà a passare negli altri organi
che lo dovranno appunto approvare, poi deliberare, far seguire con il disegno esecutivo, con il decreto di attuativo appunto conseguente. Ecco, direi che però su un aspetto che ci sta particolarmente a cuore, il senatore Esposito ci ha rassicurato sul fatto che ormai il recepimento dell'obbligo, non più della necessità, dell'obbligo di puntare sull'offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione delle offerte nelle gare d'appalto dei servizi, direi che ecco, a livello politico emerge in tutta la sua appunto definizione. Ecco, devo dire che questa istanza non nasce soltanto dagli operatori pubblici e privati del settore, non è recepita soltanto dall'ottava commissione del Senato, ma è un'istanza, o meglio una segnalazione, che da diversi anni nei propri rapporti annuali è la stessa direzione investigativa antimafia che ci sottopone e sul quale ci invita a riflettere e a porre in essere delle alternative, quando la DIA afferma che da diversi anni la delinquenza organizzata punta nella sua espansione, che ormai è avvenuta, si è consolidata dal sud, dal centro al nord, avviene anche e soprattutto attraverso il ricorso al criterio dell'offerta al massimo ribasso nelle gare d'appalto di servizi. Quindi il ritardo è da parte nostra, non tanto da parte nostra a livello di recepimento, perché ormai sono diversi anni che viene posto questo aspetto, questa problematicità in tutti i rapporti della direzione investigativa antimafia. E, dando la parola adesso al dottor Regli, scusandomi per questa variazione di programma, però ecco, prendo anche qui al volo una indicazione che ci veniva questa volta dal senatore Cioffi per rivolgergli un accorato appello. Si è parlato fino adesso, il senatore Cioffi nuovamente l'ha risegnalato, il tema della mancanza di un sistema di conoscenza quali quantitativo del patrimonio pubblico nel nostro Paese. Ebbene, diverse direzioni fa, dottor Regli, l'Agenzia del Demanio è stata protagonista di una delle gare più importanti proprio per la predisposizione di un primo, perlomeno, censimento del patrimonio immobiliare pubblico. Ebbene, che fine ha fatto questo censimento? Ecco, come mai è ancora chiuso e non viene diffuso e non rappresenta la base fondamentale da cui far partire appunto un processo di definizione delle strategie di intervento sul patrimonio immobiliare e urbano pubblico, partendo però dalla conoscenza? È chiaro che la domanda non è rivolta a lei in termini di responsabilità, perché è nuovo il suo insediamento, però ecco, l'invito è caldo e stante anche questa esigenza fondamentale. Detto questo, è soltanto uno spunto e chiedo di intervenire in particolare puntando al tema di questa importantissima gara che l'Agenzia del Demanio sta avviando proprio in questi giorni.